Nella sfida di venerdì scorso, vinta contro il numero uno della classifica mondiale, è stato definito l'esame di maturità. Quella di questa sera potrebbe essere la tesi di laurea e, se saremo bravi, la lode e il bacio accademico li potremo avere domenica sera, ma non colliamo troppo. Intanto affrontiamo la Spagna, sicuri della bontà del gioco creato da Mancini. L'Italia e la Spagna, se sono qua, vuol dire che hanno fatto bene entrambe. Se sono arrivati alla semifinale, insomma, l'hanno fatto con merito. Credo che le percentuali siano a metà. Dopo 5 vittorie di fila, dopo aver steso il Belgio, c'è una solida consapevolezza: questa Italia è forte davvero e all'altezza di giocarsi la finale di Euro 2020. Certo, ci mancherà l'infortunato Spinazzola, gli azzurri giocheranno anche per lui, ha annunciato sempre alla vigilia Bonucci. Sarà una gara molto aperta, dove entrambe le nazionali e le squadre vorranno mettere in campo la propria idea di gioco. Una vittoria sarebbe storica, perché solo 2 volte l'Italia del calcio è arrivata in fondo all'Europeo e ne ha vinto uno solo nel 1968. Questa sera, a fischio d'inizio alle 21, l'Italia vuole la finale.